Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui lo Stratono Kid che vi parla. Oggi siamo tornati su F1-22, pronti per scendere in pista. Siamo a Silverstone, siamo in Gran Bretagna. 13 giri e... Allora... Premessa. Noi abbiamo fatto... accettato, diciamo, una rivalità con Verstappen. E secondo me, ho scommesso con me stesso, che Verstappen avrebbe fatto la pole qui a Silverstone. Non so come sia finita la qualifica perché non ci ho guardato semplicemente perché al Q3 non ci siamo arrivati, ve lo spoilerò già. Però vediamo. Secondo me fa pole, che ha appena iniziato la rivalità con noi, quindi la logica. E comunque nelle qualifiche non lo so, secondo me c'è stato qualcosina che è stato toccato a livello di difficoltà. Sì, bello Silverstone, grazie. Vediamo ora la griglia di partenza. Vediamo, attenzione. Attenzione. La fantastica qualifica di ieri di Charles Leclerc. No. Gli ha fatto conquistare. Però 41 millesimi. Accanto a Max Verstappen, è lì il buon Max. Però e ora vediamo il resto della griglia. Le rivalità sono sempre state un po' troppo per noi già dall'anno scorso, dalla prima stagione. E Norris, Fernando Alonso, Ocon, Hamilton. Fernando che torna davanti. Mick Schumacher. Mick undicesimo, anche lui non ha superato il Q3 e noi siamo quindicesimi, signori. Ci ha dato un secondo Leclerc, ci ha dato un secondo. Zu, Schwarzman. Ci può stare, a Piastri in fondo, dove merita. Anche per la gara di oggi. Sì, ciao Vasacchi. Ci sta, nel senso che abbiamo visto che anche Mick è lì davanti. Non siamo distantissimi da Mick perché penso che ci separino solo dei millesimi. Non mi ricordo bene, ma mi è sembrato di vedere che fossimo tutti lontani dall'undicesimo al sedicesimo. Oddio, sedicesimo un po' di più. Dall'undicesimo a noi che siamo quindicesimi, siamo tutti dentro nei 9 decimi di distacco dal primo. C'è un divario tra Mick e il decimo di quasi mezzo secondo, quindi quello è un po' così. Però, oh. Tra l'altro, cioè, oddio, nel Q2 c'era questo distacco, poi nel Q3 non so come sono andati. Ma bando alle ciance, io direi che strategia che funziona non si cambia, quindi partirei con una aspetta, com'è che era? 6-7 era? Pare che su misura ci danno 6-7. Allora, le gomme spero che durino qua, ci danno tanta gomma in più rispetto a... alle previsioni. Effettivamente ho cambiato un po' l'assetto, nel senso che, ma oddio, ma se durano così tanto le soft, facciamo un 6-7, va bene. Ho cambiato parecchio nell'assetto, nel senso che non so se me lo fa vedere qua. Andiamo di 3 e 2 3 e 3, dai. Non so se me lo fa vedere, personalizza. Oddio, è strano che me lo faccia cambiare, però. Scusatemi, c'è la regola del parco chiuso, non dovrei poterlo cambiare, o sbaglio? Perché questa cosa? Perché me lo fa cambiare? C'è qualche errore, però l'unica cosa che sono andato a cambiare rispetto agli ultimi Gran Premi, dove dopo il penultimo aggiornamento c'era da tenere la pressione delle gomme bassissima, ecco, sono tornato alle vecchie abitudini, quindi con la pressione alta, sperando che non si divorino le gomme, ma ho fatto le prove libere così, anche il test per il consumo, e dai dati sembrano tenere. Poi per carità arriveremo un po' usurati, però aspetta, sto guardando, no, quali sono i tempi, ok, durata gomma, oddio, 50%, è vero, mi è cambiato un po' il grafico, previsto, su misura, aspetta va, famo così. Perché effettivamente la gomma rossa arriva quasi al 50% e quello invece è il tempo. Sto confondendo con F1 Manager, che c'è la linea sotto dell'usura, insomma. Andiamo in pista perché sennò è un cacchio di casino. Andiamo a vedere se c'è qualcun altro che fa una strategia invertita. Ci siamo, eccoci. Il giro di formazione sta per iniziare. Alonso, attenzione Alonso. Poi c'è da dire che io ho visto durante condizione, appunto, le prove libere, che ogni giro si perdevo, cioè, o meglio, si consumava la gomma di un circa 4%, 5%. Sarà sicuramente di più in gara, poco ma sicuro. Però 4-5% sono 11 giri. 6 giri con una gomma, 6x5 30, siamo lì.
siamo lì più o meno. Magari non tocchiamo i 30 stavolta. Proviamo. Almeno facciamo anche un test con le pressioni delle gomme elevate. Bisogna fare dei test. Ogni aggiornamento bisogna fare dei test. Che cazzo. Ma dove va? Dove va l'Aston Martin? Oh. Un po' buggate le partenze o sbaglio? Vabbè. Toccatina con una AS, credo, con il bloccaggio lì di una Aston Martin. Invece non so chi sia, ma sti cazzi, andiamo per la nostra strada, dai, piano piano. Attenzione a Ricciardo all'esterno, incollato Albon. Albon fa il bravo, Albon fa il bravo. Attenzione a Mick. Attenzione a Mick, adesso attenzione a Cops. A Cops non si può. A Cops non si può. A Cops non si può. E infatti andiamo larghi. Però teniamo su Mick. Vogliamo passarlo subito. Oh! Madonna! Siamo andati sul marciapiede, quello era letteralmente un marciapiede, e vediamo se le scorciatoie che ho impostato funzionano più o meno. Se bisogna ricordarsene. Attenzione bagarre con Mick. Però passiamo, alla lunga noi resistiamo e passiamo. Che rischi, signori, siamo finiti su un panettone. Panettone marciapiede. Però siamo sopravvissuti al primo giro e abbiamo recuperato una marea di posizioni. Oddio, 4 posizioni. Attenzione all'intrazione. Attenzione che è pericoloso. Adesso all'inseguimento di Ocon e davanti a lui Magnussen. Ma Magnussen ha là. La Williams. Un po' male questa curva, ma va bene. Va bene perché siamo qui. Schumacher l'abbiamo un po' allontanato. Cattivi su Ocon, teniamo giù il piede, ci infiliamo, ne approfittiamo. In questo giro potrai usare il DRS. Attenzione all'interno su Magnussen, questa staccata è difficile. Tiriamo giù la marcia in più, passiamo lì davanti, prendiamo un po' l'esterno e va bene così. Oh! Tornato Magnussen, attenzione al nostro errore. Però lo teniamo a bada. Mamma mia che rischio. Ricordiamoci come sempre che abbiamo gomma media. Adesso sei nella top 10. Grazie. Già da un po' che ci siamo, però dettagli. Davanti a noi Hamilton e il buon Sainz.
posizione qua, Cops. Ci avviciniamo ancora su Lewis. Però occhio che qua se ci inchiodano è un casino. Ecco, magari non facciamole così male però le curve. DRS, ERS, abbiamo velocità abbastanza? Proviamo all'esterno? Hamilton che ci spinge leggermente fuori. Ci apriamo il radio col box, gli diciamo i push me out. Facciamo così invece. Tiriamogli la staccatona e chiudiamogli la porta in faccia al buon Lewis. Vaffanculo. In casa sua, maledetto. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Ok, signori, c'è da dire che ufficialmente lo possiamo dire. Poi magari in realtà è la pista, che non consuma molto le gomme. Però abbiamo solo, tra virgolette, un 12% di consumo al giro numero 5. Quindi, insomma, buono. Siamo già sotto il secondo anche a Sainz. Ci stiamo allontanando da Hamilton. Effettivamente la nostra auto sembra essere la più, attenzione a Cops, la più performante, perché siamo molto veloci. Nonostante la difficoltà sia sempre quella. Ci avviciniamo un po', ci facciamo vedere negli specchietti sperando in un errore. Primi pit stop là davanti. C'è qualcuno che sta facendo un po' la tappa qua davanti? Si fermano i leader, Leclerc e Verstappen. Potremmo provare già qua? Già qua è difficile, è difficile. Infatti non ci provo. Sbagliato. Devo rallentare per non tamponarlo. Allora, benzina più 0,38. Ok. Usciti molto bene qua, molto bene. Staccatona su Sainz. Andiamo un po' all'esterno, ma lui va ai box. Ah, lunghini. Noi continuiamo con Alonso, che anche lui ha le medie. Ora puoi rientrare ai box. Allora, 18% e dobbiamo fare la sosta. Molto bene, e credo quindi che abbiano sistemato quella cosa lì delle pressioni, a meno che sia solo questo GPI, non lo so, scopriremo forse nel prossimo, quando riconfermerò le pressioni basse. Daremo fiducia alle pressioni basse, pressioni alte, scusate, pressioni alte degli pneumatici. Attenzione, 1-1 da buon Nando, vediamo se riusciamo a entrare in zona DRS al detection point. No, sa di no. Non schiantarci. Va bene spingere, ma non schiantiamoci, grazie. Niente DRS, ma va bene così. Ora, sosta per noi, sosta anche per Fernando.
Prosegue Fernando, attenzione, vogliamo l'undercut allora. I meccanici sono let's go signori, let's go. Dovremmo rientrare, eravamo dietro a Norris, davanti ad Hamilton, giusto? Spero di sì. Speriamo che i nostri amici meccanici facciano le cose fatte bene. Vedi, abbiamo forse anche abbiamo maxato, se non sbaglio, il reparto per il pit stop, giusto? 2.8, onesto. Attenzione, vediamo dove rientriamo. Siamo ancora secondi. Leclerc adesso passa insieme a Verstappen. Non spingere subito. Cerca attenzione. Di ah, nel mischione, nel mischione. Fanculo te e portare le gomme in temperatura, maledetto. Siamo dietro Norris. Quindi una posizione siamo riusciti a guadagnarla e siamo anche molto vicini a questi davanti, mamma mia, Lers. Siamo vicini al buon Perez, così abbiamo DRS. Allora siamo performanti con queste soft, o sbaglio? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5. Guarda lì, guarda lì, guarda lì, su Perez lo facciamo. Oh, doppio sorpasso! Madonna, i rischi! Che sorpasso, signori. Manuale del, non del calcio, ma del pilota. Verstappen davanti a noi, giro veloce, signori, potenziale podio. 3,7 secondi. Potenziale podio, ma a 4 giri, 5 giri dalla fine, insomma. Tutto ancora aperto. Soprattutto il nostro errore è quotatissimo, eh. Porca troia, che rischio. E qua scalo sempre, ho paura di fracicarmi. Vaffanculo. Va bene, un secondo e 9 da Verstappen. Se ti scocca non è un problema. Ecco, sono andati i larghini. Va bene. Non così però. Giro più veloce di Verstappen, battuto dal nostro giro più veloce. Vediamo se riusciamo anche a riprenderli, ma non si direbbe. Niente, Max. Max probabilmente non ci prova. Ultimo giro, signori. Per il momento è podio, ma vediamo. Per ora siamo spettatori di un inseguimento ravvicinato tra Verstappen e Leclerc. La vettura di fronte ha 2 secondi di vantaggio. Prova ad accorciare le distanze. Come farò? Se non ci siamo riusciti in 5 giri, ci riuscirò in un giro, cazzo. Sto spingendo, eh. Niente, andiamo larghi. Bene. Niente, oh Max, non c'è prova. Dai Max,
Stoiga. Attenzione, forse. No, dovevamo essere più vicini. L'ho affiancato, ma probabilmente non c'ha. Non ha provato l'affondo, mamma mia che male. Stanno venendo i crampi, mi stanno venendo. Verstappen in giro veloce, ha spinto l'ultimo giro, ma anche noi non abbiamo fatto giro veloce, ce l'hanno rubato. Ma signori, è terzo posto e quindi il podio. Partendo quindicesimi, mi sta venendo il sospetto che sia un po' troppo facile recuperare in gara. Il problema è che ci qualifichiamo quindicesimi, cioè non facciamo davvero cagare sul giro veloce. L'Inghilterra termina qui, ma il regalo ci lascia una fantastica gara e una fantastica. Let's go, però, ottimo risultato, la nostra Minardi ancora sul podio. Cosa pensi? Bravi tutti. A questo risultato? Credo che oggi le condizioni della pista, attenzione Leclerc, le temperature dell'asfalto fossero perfette per l'auto. Se pensiamo che sono vetture, belle queste immagini, quando le gomme vanno a temperatura, possiamo intuire continuare che a sognare. La gara sarà in discesa se ci sono le condizioni adatte. Fammi vedere il podio. La Ferrari torna a fare festa dopo la grande prestazione di oggi e la macchina ha dimostrato una volta di più di essere competitiva. Guardala anche noi in giallo, però non siamo la Ferrari. Dai, spruzziamo un po' di champagne, che è un po' che non lo stappiamo. Facci spruzzare, Charles. Ai. No, cosa lo alzi e basta, schizza tutti. E niente, noi non ci inquadra. Siamo andati? Siamo già andati a casa? Ah, ok, posto così. No, beh, basta dirlo, che non volete farci vedere. Va bene. Diamo una veloce occhiata a cosa è cambiato in classifica piloti. Attenzione. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, Mick, staccando ulteriormente undicesimo, gli avversari per undicesimo. Il titolo, passando al pilota del giorno. Sainz da quarto a nono. Il ragazzo d'oro è stato attento vicino alle altre vetture. Minchia, mostrando maturità attento alla partenza. Nelle situazioni difficili. Vediamo come si Zula, presenta 19esimo, ora la classifica 16esimo. Del campionato costruttori. La Ferrari continua Piastri. A incrementare il suo vantaggio in classifica. Piastri, che scarso. Il mondiale di Formula 1 è più incerto che mai. Restate con noi perché il prossimo Gran Premio è già dietro l'angolo. Perfetto, andiamo a vedere un po' la classifica che non si modifica per noi. Qualcuno davanti, stranamente Verstappen guadagna posizioni e stranamente Verstappen è arrivato secondo, quando lo scorso GP era arrivato secondo Perez, se non sbaglio. Sì, mi sembra di sì. E le due Ferrari prime e terze, quindi inizia la rivalità e giustamente il buon Verstappen inizia a spingere, ma va bene, siamo ottavi, direi che possiamo andare tranquillamente avanti. Vabbè, già più 2 il buon Max, cioè oltre alle qualifiche, quindi va a più 3, perfetto, grazie. Qua aumentiamo la fama, andiamo a livello 13, siamo a livello 16, forse 17 di scuderia. La 17 al 20 se non sbaglio, c'è il quarto sponsor che ci porterà più soldi. Qui ancora mega bonus. Let's go, bravi noi. Tra l'altro controlliamo anche i soldi che abbiamo a disposizione perché magari si può fare un investimento. Tenuto conto che, infatti ce lo sta dicendo, giustamente, 13 milioni. Allora, gli sponsor io li tengo perché nel caso vediamo a fine stagione, anche in base allo sviluppo della macchina. Allora, pochi giorni prima del prossimo GP che sarà l'Austria, attenzione, col nostro motore si può far bene qua. Però, mettiamo le attività, mettiamo un... festeggiamenti podio, giustamente, e spot promozione pilota, va bene, ci sta, facciamo gli spot pubblicitari al buon Mick. Quindi il buon Mick, andiamo a vedere i contratti. Lui tra 7 giorni, quindi dopo il prossimo GP, io quasi lascerei così, quindi non spendiamo, no, a parte che noi le abilità forse le abbiamo. Ah no, ci costa però. La fama del pilota, l'usura del tuo motore sarà ridotta al 10%. Ah però, qua li spendo volentieri. Mezzo milioncino. Anche qua si poteva... 8 eventi. Ah, dobbiamo arrivare alla fama 15. L'entrata dei punti risorsa aumenterà del 10%. Questo ok. L'usura del motore
Meno male, magari evitiamo di ritirarci. La fama del pilota, diamogliela. Facciamo un doppio, dai. Siamo a livello 2 con tutto. Ci sta, dai. Questa spesa ci può stare. 10 milioni e 7, quindi adesso aspettiamo i prossimi 7 giorni, così rinnoviamo il contratto a Mick. Di cambiare a metà stagione... Ah, cazzo, 25, non 20, 25. Cambiare a metà stagione non mi va più di tanto. Ma gli sponsor, se io li ho mantenuti, me li tiene? Sulla macchina? No, perfetto. Pezzi di merda. Cosa avevamo messo qua? Sunburst. Mettiamo lì velocemente. Qui mettiamo Axer di lato. Axer di lato. Qua invece... Bello cerchio qua, Lupo Industries. Un qua nulla, qua di lato l'Axer. L'Axer sempre di lato. Qua mettiamo Moon, ci sta bene però nero. Anche se poi là c'è nero su nero, ma sti cazzi, va bene così. Qua invece mettiamo la nostra Axer, giallo, va bene, su nero. Qua nero Sunburst sulle ali e sul lato Axer. Posto. Anzi, ci sta bene il lupo. Posto così. Allora, fatto ciò, direi che possiamo andare avanti. Non prima, però, di aver ricercato qualche cosa. Qua avevamo forse qualcosa in ballo? No, l'avevamo fallito miseramente, ma lo abbiamo recuperato. Fare qualcosa di resistenza? Quasi quasi. 29% di sconto. Vediamo se abbiamo 28%. Vende gli sconti importanti da qualche altra parte. 15. E qua niente sconti. Quindi dai, facciamo un po' di resistenza. 1050, 994. Famo 16. 29%. Famo questo. Vai. Probabilità di guasto 40%. Anche la resistenza, il reparto, la struttura sarebbe da... da migliorare, così anche come il motopropulsore, almeno da fare arrivare a livello 2 per poter magari assumere un pilota un po' più... Cioè, oddio, Mick sta facendo il suo, per carità. Per carità, siamo ancora primi. No, ci hanno superato Ferrari e Red Bull. Attenzione, però con gli sviluppi dovremmo tornare, credo e spero, davanti. Andiamo avanti, però dovrebbe forse arrivare qualcosa già adesso. Esatto, velocità del rotore. Ma no, MGUK. Alcuni non hanno passato il controllo qualità. Dovremmo chiedere al reparto RS di riprendere lo sviluppo. La resistenza facciamo cagare anche nel tentativo di sviluppo. 580, bene, non possiamo permettercelo. A posto così. Sono arrivati dei pezzi invece lato motore. E quindi rimaniamo lì terzi. Perfetto, va bene così. Saltiamo e avanziamo. E signori, direi che ci possiamo salutare qui. Vi invito a lasciare un like, un commento e a fare il tifo sempre per la Minardi, che stiamo facendo tornare al miglior momento della sua storia, cosa che probabilmente non c'è mai stata la Minardi, però dettagli. E nulla, vi invito a lasciare un like, un commento, ci vediamo con un prossimo video, non perdetevi tutto il resto sul canale, mi raccomando, ciao.